Spero che vi sia piaciuto il primo intervento, spero vi piaccia un po' di più questo qui. In realtà, questo secondo intervento non si sente bene. Meglio? Niente ancora. Così se mi sentite. Ok. Allora, dicevo, questo secondo intervento in realtà è più orientato a quello che facciamo effettivamente all'università. Io prima vi ho parlato, vi ho fatto una panoramica delle tecniche di intelligenza artificiale, nello specifico del deep learning. Qui. Adesso vi faccio vedere in realtà che cosa facciamo all'interno dell'università del nostro laboratorio. Allora, il nostro laboratorio è un laboratorio che si occupa di visione artificiale e di machine learning e ha, diciamo, due anime che poi andremo man mano a analizzare. Allora, il laboratorio ha due parti al suo interno, sono due laboratori essenzialmente con quasi le stesse persone che collaborano a diversi progetti. Uno si chiama laboratorio Averest, l'altro laboratorio MLP. Poi vedremo cosa sono gli acronimi. Vedremo chi sono le persone, che cosa fanno questi due laboratori, quali sono i progetti che si stanno portando avanti in ricerca e poi vediamo quali sono proprio le attività di ricerca che facciamo tutti i giorni, quotidianamente, che rilasciamo, diciamo, alla comunità. E alla fine, giusto due parole del fatto che non facciamo solo ricerca, ma quello che facciamo in ricerca cerchiamo di portarlo anche sul mercato. Abbiamo una spin-off all'interno dell'università che ci permette di trasferire la conoscenza in ambito di ricerca anche nell'ambito del mondo del lavoro. Allora, il laboratorio Averest o MLP, Averest sta per Artificial Vision and Real Time, MLP sta per Machine Learning. Sono due laboratori all'interno del Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica dell'Università di Udine. E ci troviamo in questo bellissimo, fantastico stabile che è una cosa allucinante. Qualcuno di voi è mai stato, ma la prima volta che entrate, state sicuri al 100% che non trovate l'uscita o non trovate lo studio del docente. Una cosa incredibile. Comunque, quello è quello che ci hanno dato e ce lo teniamo. Siamo al Dipartimento, lo stabile è al Polo Scientifico dei Rizzi, dove ci sono anche altri dipartimenti. Noi Il laboratorio cosa si occupa? Di sistemi di sicurezza, realtà aumentata, realtà virtuale, realtà mixata, analisi di segnali audio-video, previsione dati, sicurezza biometrica, data fusion, sviluppo di app mobile, insomma, si fanno tutto un sacco di, veramente un sacco di attività. Chi c'è dentro questo laboratorio? O questi laboratori, come dice, che sono condivisi. Abbiamo il Big Boss, che è il professor Foresti, che è anche il direttore del Dipartimento. Poi abbiamo il professor Micheloni, che invece è il direttore del centro polifunzionale dell'università, ha i corsi sia a Udine che anche a Pordenone. Pordenone, quello che dirige, è due persone chiave all'interno dell'università. E dopo ci siamo Carlo, ricercatori, dopo abbiamo una serie di assistenti o di aiutanti che sono collaborano quotidianamente con noi e infine abbiamo degli studenti e dottorandi che fanno ricerca con noi. Questo Quali sono le aree chiave all'interno dei nostri studenti? Allora, essenzialmente sono computer vision e machine learning, un po' le due cose di cui abbiamo parlato. E poi vedremo in realtà cosa vuol dire computer vision, che cosa vuol dire machine learning e nei due ambiti specifici di che cosa ci occupiamo all'interno di queste due macro aree. Sicuramente facciamo surveillance e situational awareness. Il laboratorio è nato come laboratorio per la sicurezza, per monitoraggio della sicurezza. Poi vedremo anche tutti i progetti, in realtà vedrete gli enti che ci finanziano perché facciamo sicurezza. Sicuramente negli ultimi anni ci siamo spostati sui big data, situazione di intelligenza artificiale a grandissime. Fanno parecchio sensor fusion, quindi non semplicemente l'utilizzo di un singolo segnale, ma diversi segnali per avere informazione più ricca. Invece di usare o solo l'audio o solo il video, ad esempio, li metto assieme, tale che io cerchi anche un po' di emulare di più quello che facciamo noi. Non vediamo o sentiamo distintamente, le due cose vengono. Abbiamo una combinazione un po' più stretta tra i diversi sensori.
E infine chiaramente tutto l'ambito di IoT. Però, siamo avanti per sicurezza e queste sono le agenzie o gli enti che finanziano la ricerca. Facciamo sicurezza perché quelli che ci finanziano, però della difesa, European Defense Agency, anche la NATO, adesso abbiamo un palo. Quindi in realtà tutta la nostra ricerca dopo ha applicazioni in ambito di difesa. Questo io ogni volta che lo dico è fondamentale capirlo, qualsiasi cosa che noi facciamo è per ambito di difesa. Tutte le cose non andranno mai. Solo esclusivamente di. Quali sono i progetti che abbiamo fatto negli anni e che sfida abbiamo fatto? Tanto. Però a livello europeo, di nuovo, sono quasi tutti in ambito di difesa. Abbiamo questi progetti. Per entrare, riuscire cosa bisogna mettere d'accordo con altri per riuscire a dare, insomma, una cosa molto difficile. Qui abbiamo protection convogli militari, qui abbiamo analisi del trasporto, abbiamo analisi di batteri sottomarini, movimentazione di robot di grandi dimensioni nel forse una gigantesco spala di una discarica, quindi è una spalatrice da remoto, controllata automaticamente. Cosa in ambito. Qui abbiamo analisi di eventi, cosa succede verso dal comune, per capire se si sta comportando bene, se sta comportando, che cosa sta facendo. Questo è un altro progetto molto interessante per analisi dei dati all'interno dei parchi austriaci. Il progetto era Italia-Austria per i parchi austriaci. Qui sono dei sensori che sono intelligenti, si accendono, si spengono, acquisire, non acquisire, tutte queste cose per risparmiare energia, comunque riuscire a carpire le informazioni che possono essere di interesse. A livello nazionale, di nuovo, abbiamo molte cose, praticamente tutte, col Ministero. Qui abbiamo riconfigurazione di sensori che vedremo sono, protezione contro gli attacchi possibili di terrorismo. C'è una serie veramente di attività che vanno sempre legate alla difesa, il Ministero della Difesa, il Comitato della Difesa e per difesa proprio. Questi sono i quattro progetti che abbiamo attivi in questo momento. Allora, qui abbiamo un progetto sempre col Ministero della Difesa per l'utilizzo di sensori di realtà aumentata. Qui abbiamo invece un sistema di utilizzo di UAV, quindi droni, lavoriamo anche con i droni, sia volando a terra ma anche sott'acqua, e queste tecnologie. E il progetto è in realtà una capire come disporre i droni all'interno di un ambiente ostile affinché questi possano coprire, diciamo, le aree di interesse importanti per riuscire poi a analizzare i dati. Quindi questi due sono i progetti più grossi che abbiamo, sono molto corposi e molto in collaborazione col Ministero della Difesa di Singapore, stato Italia-Singapore. Poi abbiamo una flotta di droni, in questo caso totalmente autonoma. Totalmente autonoma vuol dire che io l'unica cosa che devo fare manualmente sono selezionare delle aree di interesse. Dopo tutta la flotta lavora in modo completamente automatico. Si integra anche con i sensori che stanno a terra. Quindi ho una serie di agenti, possono essere UAV, possono essere telecamere, possono essere telecamere poste sugli elmetti dei telefoni. Tutta questa una serie di sensori che diciamo collabora tra di loro, si scambiano messaggi, si scambiano caratteristiche, affinché si possa avere una conoscenza dell'area sempre più alta.
riesco a capire una persona che è andata da A da B, che cosa ha fatto durante il percorso, quanto ci ha messo. Questo progetto è un H2020, è un progetto molto grosso, in cui stiamo collaborando con diverse università per riuscire a realizzare un sensore fisico hardware che abbia anche tutto il software dentro, quindi un embedded platform che sia intelligente, faccia visione, faccia tracking, faccia detection, tutti gli algoritmi di visione dentro un singolo sensore. Quindi c'è chi sviluppa gli FPGA, chi sviluppa altre cose, noi sviluppiamo la parte software. Non quella lì, chiaramente, schedina di intelligenza. Ok, più interessante forse quali sono nel dettaglio le cose che facciamo, quali sono i risultati che riusciamo a raggiungere. Però dicevo, il laboratorio o i laboratori hanno due anime. Prima l'anima di machine. L'anima di machine. Spesso vedrete che le due cose vanno a braccetto, perché adesso computer vision, una volta invece le cose. Una volta uno faceva computer vision, cioè visione artificiale, senza usare il sistema. Adesso se non lo fate vi chiedono perché non lo fate. Farle le due cose. Allora, vediamo un attimo, tra tutte queste cose qui, cominciamo da. Ok. Dagli algoritmi di machine learning per l'applicazione di comportamenti all'interno dei dati e alberi neurali e reti neurali, cosa che in realtà avevo parlato. Allora, fare anomaly detection è un task molto difficile. È un task molto difficile perché? Perché a differenza di quella che vi ho spiegato stamattina, in cui ho un set di dati enorme, in cui ogni dato è agganciato a un, quindi io posso imparare a distinguere, avendo la risposta esatta. Sistema di tipo di anomaly detection che vuol dire che io ho solo i dati, non ho nessuna etichetta agganciata, quindi non so che cosa c'è, come se voi mi deste 10.000 immagini senza dirmi che cosa c'è dentro ogni. Io ho che l'algoritmo di intelligenza artificiale deve capire da solo che cosa c'è. Nello specifico, in anomaly detection deve capire che cos'è normale e che cos'è. Ad esempio, io ho tutta una serie di traiettori di automobili, devo capire se un qualcuno ha fatto un. Faccio, mi costruisco una serie di caratteristiche da queste tre. Istruisco un modello di normalità che mi dice che tutte queste vanno. Poi riesco a capire quando ci sono traiettorie zigzag. Quella è un'anomalia rispetto al mio sistema. Questo lo potete fare così. Fare sulle traiettorie, lo potete fare su quei pezzi che avete in azienda, se ha dei graffi e no. Le applicazioni sono tante, una delle più banali che noi abbiamo affrontato per dimostrare la fattibilità del sistema era quella appunto dell'analisi delle traiettorie. Tornando indietro di nuovo stamattina, in reti neurali, sì, non spieghiamo solamente la lezione, ma in realtà ci lavoriamo. Per reti neurali facciamo diverse cose, non interagiamo solamente con la rete neurale a hidden layer e a questi livelli è connesso con gli altri. Si può intervenire su quei singoli, singole connessioni avendo una visione o del problema che vogliamo affrontare, cercando di valutare. Proponiamo nuovi livelli da mettere dentro queste reti, fargli estrarre delle informazioni differenti, oppure proponiamo delle nuove reti. Poi, prima abbiamo parlato di AlexNet. AlexNet è un tipo di rete, capita per questa cosa. Quindi vedete altri. Queste sono tre abbastanza, anzi molto recenti, vecchi del 2018. Questi sono due lavori di quest'anno. Il primo è per la reidentificazione. Poi adesso da qui vi racconto
con la telecamera, uscite, andate in parcheggio, c'è una telecamera, io riesco a riassociare, solamente capendo come si. Questo è importante, di nuovo, sicurezza, io riuscirò a traccare, ricostruire il percorso di una persona. Poi se lo ricordo. Attacco la maratona di Boston, come hanno fatto a recuperare quelli che erano stati terroristi, beh, guardate tutti i video di tutte le telecamere, questo è lui, questo è lui, questo è lui, sono andato. Nel caso però può aiutare. Secondo riguarda in realtà un po' il problema di capire che cosa fanno le reti neurali, che cosa. C'è questo nuovo concetto, non più reti neurali, ma reti neurali fatte con capsule, che sono un nuovo concetto. Abbiamo cercato di integrare questo concetto, fare riconoscere. L'ultimo, un po' più carino, volete, è per riconoscimento. La cosa bella è che lo vedremo anche su parte dell'azienda, questo lo potete fare per riconoscere un singolo piatto, ma anche per riconoscere. Fate una foto a un vassoio, esattamente cosa c'è nel vassoio. In ambito di. Ultima cosa, ma non meno importante, si riparla di nuovo di alberi neurali. Prima siamo andati veramente veloci perché eravamo dietro di tempo, a corto di tempo. Tra gli alberi neurali sono una delle soluzioni possibili al problema di definire la struttura di rete. Io non so com'è fatta, ho un problema, devo usare una rete neurale, non è che tutte le reti neurali che voi immaginate vanno bene. Dovete avere una certa conoscenza. Il collega vi ha fatto vedere che qualcosa funziona. Già quando cominciava a sbassare, alzare, abbassare la mano, cosa forse non andava. Quelli sono, diciamo, dei giocattolini che potete usare per. Volete fare a casa, però quando dovete andare a sviluppare qualcosa che effettivamente possa funzionare anche in ambito industriale, dovete un attimo farlo con la testa. Quindi dovete andare a disegnare una rete neurale che deve fare, che può fare. Questa richiede esperienza. Con gli alberi neurali noi vogliamo cercare di evitare di richiedere questo. Quindi riuscire a realizzare una alla fine architettura neurale che si costruisce da solo, ripeto, come il cervello umano. Poi imparate le cose, i neuroni si aggiungono, si stringono le connessioni e quello vi permette di imparare. Questa è un po' l'idea. E questo anche mi permette che cosa? Di partire da un problema molto più complesso e suddividere in sottoproblemi uno più semplice dell'altro. Sensor Network Reconfiguration è un altro ambito molto interessante, molto richiesto. Quando voi andate in giro, vedete che negli edifici ci sono un sacco di telecamere. Come le hanno messe? Cosa guardano? Hanno messo lì e guardano un punto fisso. Il 90% dei casi è così. Anche quelle che vedete fuori nella strada, che magari in realtà si possono muovere, sono ferme perché dovrebbe esserci qualcuno dietro che le. E questo è chiaramente un costo da parte dell'essere umano, da parte dell'amministrazione, e vedete. Con i sistemi di riconfigurazione di una rete di telecamera, noi vogliamo automatizzare questo processo. Quindi abbiamo una serie di informazioni riguardo all'ambiente in cui ci troviamo, possiamo estrarre in modo. Per esempio, queste sono delle mappe di presenza. Più è rosso, più vuol dire che ci sono. E se vedete, quegli archi rossi, quelli sono i punti di vista. L'idea del sistema è riuscire ad andare a spostare di vista più e affinché questi punti di vista non siano sovrapposti, perché se guardo con tutti e tre lo stesso punto dimentico in realtà magari altre aree che sono. Invece devo realizzare un sistema che mi permetta di guardare tutto o il più possibile, però focalizzarmi anche solo su. E questo lo posso producendo magari. Inclusioni, per esempio uno stabile attraverso cui io non posso blocca la visuale del. Questo è un altro tema invece che tratta la riconfigurazione sì delle telecamere, ma di
Sensori audio. Cioè, riconoscimento del clacson. Dopo che ha riconosciuto il clacson, le telecamere si sono spostate per focalizzarsi sull'oggetto che ha realizzato quel suono. Questo è un tipo di collaborazione abbastanza semplice tra un sensore audio e un sensore. Quindi il sensore audio permette di sentire in realtà a 360, che con i microfoni posso sentire anche dietro di me, con le telecamere un po' più. Posso fare con le telecamere a 360, però non è problema. L'idea è usare un sensore audio per ampliare lo spettro delle cose che io posso sentire e che posso percepire a diverse distanze, a diverse distanze, per poi utilizzare le telecamere e andare a focalizzarmi. Passando più alla parte in realtà di computer vision, ma che dicevo è abbastanza legata con la parte di intelligenza artificiale, andiamo a vedere gli agenti autonomi. Gli agenti autonomi cosa sono? Sono di nuovo gli UAV, gli UGV, gli underwater, insomma tutta una serie di macchine, proprio generico, che collaborano tra di loro per riuscire a raggiungere un obiettivo. Per fare questo abbiamo coniato un termine, uomo in ricerca, che è prescriptive. Prescriptive vuol dire percepire qualcosa dalla scena, capire la scena e predire il comportamento all'interno. Quindi per avere un agente totalmente autonomo dobbiamo fare queste cose, che in realtà è quello che facciamo noi. Osserviamo, percepiamo, ragioniamo, sulla base di quello facciamo anche delle inferenze e sulla base di queste ci comportiamo. L'idea è proprio questa. Per fare questo siamo partiti in realtà da una rete di UAV. Da una rete di droni. Fa fatica a vedere. Praticamente questa è un'area di interesse, questa è un'altra area di interesse, e io ho che i miei droni sono installati dei pallini. Quello in arancione, che forse vedete, l'area. Quella è l'area che loro guardano e in realtà la comunicano tra di loro e riescono a coprire il più possibile di quella specifica area. Non solo, fanno tante altre cose. Due di queste che sono il tracking. Questa è un... Adesso... autonomo, sta inseguendo un certo ambiente. Nessuno lo controlla, lo fa totalmente da solo, non solo seguendo l'oggetto dal punto di vista visuale, ma considerando anche gli ostacoli. Ho messo dei muri fittizi da qualche parte, lo segue per tutto l'ambiente. Ancora più difficile, abbiamo che è inseguita da stazionario che è per riuscire a questo non lascia il compito al secondo drone, poi io tu lascia stare e torno a droni si compito e si stanno passando le informazioni, si stanno passando le... Quindi è una rete autonoma di droni che mi permette di inseguire droni o veicoli, poi altre due cose molto legate tra di loro di cui sono tracking. La visual tracking cosa vuol dire? Nello specifico che si muove, telecamera che non ha la testa fissa, io seguo l'oggetto all'interno della mia, muovo anche la telecamera. Riesce anche a prenderli dopo fusioni e via dicendo.
costa molto. Questo in realtà è un sistema che è stato realizzato dalle telecamere, dentro le loro telecamere c'è questo. Altre due cose che sono di nuovo molto legate, questo in realtà è quello che avete visto prima, da droni, questo invece in realtà è in ambito. Questo è un progetto che abbiamo in piedi con un robot in grado di operare autonomamente. Per fare questa cosa devono riuscire a capire porzioni di cos'è cosa all'interno dell'immagine e seguire. È vero e il verde invece è quello che produce il nostro. Quindi riesce a inseguire anche degli oggetti che non sono delle forme particolari. Ogni frame. Questo è un lavoro recentissimo che devono andare che sono i miei colleghi a presentare a SIA. Qui abbiamo due sistemi di in cui uno dei due è addestrato a fare meglio del caso sì, cioè il paradigma dell'imparare dall'esperto, come se voi imparaste dal vostro insegnante e dopo diventaste meglio di lui. Quella è l'idea. No. Gente che è stato dallo studente dopo che ha imparato dall'esperto. Poi sia l'esperto che lo studente fanno male. Però lo studente che ha imparato dall'esperto fa meglio di te. Questo è il paradigma di imparare da una. Che poi posso fare meglio di te. Lui ha perso l'oggetto invece. Prima cosa che è quella della redistribuzione di cui vi parlavo prima, forse è di un discorso è seguirlo tra punti di vista e sensori. Perché dovete fare questo processo di riassociare oggetti che si muovono all'interno. 6, e lo posso continuare a dire a persona 5 mentre la seguo. Però questo quando esce rientra in grado di dire che quella è di nuovo una persona 5. Lanciare un idea. Questa cosa qui in realtà molto di ricerca però in Cina parlano si seguono come funziona? Vabbè, ci sono tanti algoritmi per farlo, uno è utilizzare una rete sociale possibili candidati selezionare possibili candidati generare la lista che ottenete e alla fine comunque c'è sempre una perdita. Non perdere perché sono tutta una serie di tecniche, non solo al singolo. Identificando quali sono le zone salienti. Come riuscire ad dare ritmo a mano che questo. Abbiamo sì la parte universitaria, ma cerchiamo di trasferire la nostra conoscenza in ambito. Ha proprio sede qui. E che si occupa di fare tante cose, ma nello specifico lavora in ICT o in machine. Le cose che si fanno, dotto che poi è stato portato effettivamente. E abbiamo fatto un progetto per l'ispezione delle condotte, c'è un grossissimo problema in Italia, soprattutto a Roma, che ci sono le condotte romane che si spaccano, vengono fuori degli allagamenti incredibili. È stata realizzata una piattaforma galleggiante praticamente che va dentro questa. Supervision, qui abbiamo controllo di accesso. L'altra cosa è di nuovo, questo è il recognition,
progetto, ma la cosa più che con i più immagini ed è molto molto affidabile. Ultime due cose che potrebbero piacere parecchio sono la vecchio Microsoft HoloLens, applicazioni per la mobili, cucine, serie di aziende che questa è un'applicazione che trovate anche sullo store, che è stata realizzata progetto poi posso realizzate in computer grafica sono molto molto dettagliate, fa fatica a vedere dal proiettore, preclude grazie di nuovo, spero di essere a tempo.